Buongiorno a tutti, vi sono qua che sono appena arrivata al lavoro. Oggi insegniamo abbiamo il terzo giorno del secondo corso Aura Soma, il corso intermedio. Ma la ragione per cui ho deciso di fare questo video un po' improvviso è perché stiamo preparando la giornata del 25 aprile dell'incanalare l'energia e invocare l'energia della natura. Abbiamo già fatto una giornata il 30 di marzo ed è stato veramente incredibile, è un successo, per cui l'International Shisho School con l'Equip Natura e in particolare con Sandra, che sta creando tutta questa cosa con me, abbiamo deciso proprio di proporre un altro evento, anche perché c'era una grandissima richiesta di un altro evento. E volevo parlarvene un po', perché naturalmente spesso non è comprensibile. In più questa volta faremo un'esperienza ancora più profonda, naturalmente il caldo ce lo permette. L'altra volta la neve è stata incredibile, ci ha toccato durante il percorso, siamo stati nella malga, abbiamo sentito l'energia degli alberi. Però questa volta ho pensato di fare un lavoro ancora più profondo, per coinvolgerci ancora di più in questo senso di unità con tutto e di unità con la vita, e di quanto noi siamo natura e la natura possa veramente aiutarci a essere completamente noi stessi. Vi vedo alcuni che stanno salendo, buongiorno a tutti. Quindi volevo parlarvi un momento e darvi qualche delucidazione in più, perché questa volta la scuola preparerà un piccolo manualetto, e quindi anche mentre faremo il nostro lavoro avremo anche una piccola dispensa che ci accompagnerà nel viaggio. Volevo dire innanzitutto due cose. Secondo le antiche leggende c'è stato un momento in cui, in un periodo della storia dell'umanità che viene definita l'età dell'oro, e in questa età governava il pianeta Saturno, che di solito è considerato è il guardiano del signore del karma, il signore del tempo, il guardiano della porta dell'iniziazione. È normalmente considerato un pianeta che è tra virgolette malefico, mentre in realtà Saturno è colui che ci porta, ci fa attraversare quella porta e ci chiede di lasciare andare quello che non ci serve più per passare a un livello di vita migliore e ad una connessione col nostro vero proposito di vita. Saturno ci mette alla prova col passato. E in questo periodo il motivo per cui Saturno governava questa grande età dell'oro, quindi simbolicamente pensate a un'età di abbondanza e di ricchezza, e cosa faceva? In questo periodo gli uomini, gli esseri umani vivevano in armonia con la natura. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che vivevano secondo i cicli del tempo, vivevano secondo i cicli, e i cicli del tempo sono rappresentati dalla numerologia, secondo un divenire naturale dell'esistenza, e comprendevano come la vita, la grande vita, lo spirito, il divino, se vi piace di più vederlo, li guidava nella loro trasformazione, perché noi siamo natura, noi non siamo, sappiamo poco il fatto e consideriamo poco di essere natura, ma nella Bibbia per esempio l'uomo è costantemente associato a un albero, e l'albero è simbolo proprio della connessione con l'ordine cosmico, perché come l'albero abbiamo delle radici che rappresentano simbolicamente l'inconscio, tutto quello che di noi non conosciamo ma che è al fondamento della nostra esistenza. Il nostro tronco è la nostra consapevolezza, quello che viviamo nel momento, e la chioma dell'albero rappresenta la connessione con lo spirito. Quindi è importante essere radicati con la terra, perché pensate quanto, se voi piantate un albero, lo piantate nel punto sbagliato, non riesce a trovare la vita. Quindi il luogo in cui siamo stati piantati, in cui siamo cresciuti, le nostre radici, come vengono chiamate, sono estremamente importanti per il nostro ruolo, il nostro compito nel mondo. Perché fare questo lavoro della natura? Perché la natura è tutto ciò che circonda la vita, gli spiriti della natura, che sono chiamati Deva, sono lì per supportarci. Infatti anche per esempio nelle antiche tradizioni, e soprattutto i maestri, e un maestro in particolare, Kutumi, pensate per esempio, Kutumi si è incarnato secondo la tradizione esoterica in San Francesco, dove, ricordate, San Francesco aveva questa costante connessione tra il cielo e la terra, fratello sole, sorella luna. Quindi
quando faremo questa giornata, faremo questa connessione con l'energia della terra, col fratello sole, con sorella luna, col lago, con lo spirito della montagna. Vi insegnerò a percepire voi stessi come un albero e a chiedere il supporto della natura per la trasformazione interiore che state vivendo, per qualunque sia l'esperienza che state vivendo. Quindi, perché gli antichi, noi naturalmente di nuovo non lo sappiamo, abbiamo perso questa connessione col passato, facevano i pellegrinaggi e andavano apposta. Il più grande pellegrinaggio conosciuto nella storia è il pellegrinaggio in Terra Santa, il pellegrinaggio di Santiago di Compostela, ma era il viaggio dell'uomo verso lo spirito, verso se stesso, e praticamente perché la natura nel viaggio dava un supporto e una trasformazione. Ogni albero, ogni fiore ha una proprietà, ha una qualità e ci aiuta in questa grandissima trasformazione che stiamo vivendo, soprattutto in questo grande momento storico. Pensate proprio al fatto che in questo momento, se guardate i video delle lune precedenti che ho fatto, queste di aprile, l'ultima luna, quella del 16, è stata una luna di grande trasformazione ed è la luna più importante dell'anno perché ci sta portando verso una nuova vita. E il 2018 rappresenta proprio la distruzione del vecchio e la creazione di nuove fondamenta. Quindi in questo percorso è ritornare l'unità col tutto, risentire l'unità con tutto, e andare in mezzo alla natura è uno strumento importantissimo per poterlo fare, per poter chiedere questo allineamento e imparare a sentirci e a sentire che la natura è con noi in questo grande lavoro. In più, in questa giornata, proprio lì, perché Sandra mi ha chiesto questa cosa, vi parlerò della numerologia, cioè della numerologia del giorno, quanto sia importante comprendere i numeri con cui stiamo lavorando, le frequenze con cui stiamo lavorando, e guarderemo anche un momento insieme il cielo, proprio perché vi farò capire che ogni giornata il movimento delle stelle, il movimento dei cieli, perché le stelle veicolano i raggi che sono le vibrazioni a fondamento della numerologia esoterica, quanto esso siano importanti in quello che andiamo a intraprendere e quello che andiamo a fare. Tra l'altro ho già dato una sbirciata, proprio perché sto preparando questo manuale, proprio da potervi dare, poter utilizzare e potervi portare a casa con voi per ricordarvi anche il significato dei fiori e delle piante. In quella giornata avremo il sole in undicesima casa, che rappresenta proprio la casa delle visioni, delle aspirazioni e del lavoro di gruppo. Quindi diciamo che questa esperienza andremo a vivere insieme il 25 aprile sul Monte Baldo sarà un'esperienza che ci porterà a una trasformazione della nostra visione, a una trasformazione di noi stessi e alla congiunzione, perché l'ascendente è in gemelli, del sesso superiore col sesso inferiore. I due gemelli sono il gemello di luce e il gemello d'ombra, che sono simbolicamente il nostro corpo, la nostra personalità, i nostri pensieri, con la nostra essenza e con la nostra anima. Quindi se avete piacere di essere con me e con l'International Nutrition School e con Equip Natura, vi lascio il numero, potete contattare, ve lo scrivo qui sopra, info@equipnatura.it, oppure potete chiamare direttamente Sandra al 347 106 2031. Le iscrizioni si chiudono lunedì, se volete vivere con noi questo momento straordinario, perché veramente l'esperienza precedente è stata incredibile. Tra l'altro, ecco una cosa che è importantissima: concluderemo la giornata in un campo di ciliegi. Non so se sapete che nella tradizione giapponese il ciliegio, il sakura, il fiore di ciliegio selvatico, rappresenta la transitorietà e la fragilità della vita, e faremo una meditazione sotto i ciliegi, mangeremo al sacco, ma mangeremo una meditazione, vi parlerò di come connettervi con questa energia per sentire l'importanza di questo fluire con la natura, di questo stare con la natura e di farci guidare dall'energia degli alberi, delle piante, perché gli alberi, non so se sapete, ci danno energia e ci supportano e ci abbracciano, e quando abbracciamo un albero, l'albero ci dona la sua energia e ci aiuta in questa trasformazione, e soprattutto sentirete dentro di voi le voci interiori. L'altra volta ho mostrato alle persone che erano con noi, se volete andare a vedere le foto le potete vedere sulla mia pagina, su questa pagina, gli gnomi, e hanno visto le abitazioni degli gnomi nel bosco. Quindi adesso che ci saranno i fiori, saranno tutto in diversità.
venire avremo molta possibilità di contattare gli spiriti della natura. Spero di riuscirvi a far sentire anche l'energia delle fate. Porterò con me le carte delle fate e faremo questa esperienza interiore. Quindi vi mando un abbraccio a tutti e vi auguro una felice giornata, un bellissimo weekend, il cielo straordinario, e spero che abbiate la possibilità di essere con me, con Sandra, con l'Initiation School e con Equip Natura per farvi toccare questa esperienza, perché noi siamo come piccoli aghi dell'agopuntura sulla terra, sui meridiani della terra, e Monte Baldo in particolar modo è una fortissima area preistorica in cui c'erano moltissimi dolmen, moltissimi graffiti, ed era proprio considerato un grande passaggio importante. Quindi anche energeticamente il motivo per cui abbiamo scelto di fare questo lavoro lì è perché per connetterci con l'energia, perché una volta avevano un sentire profondo dei luoghi sacri che era molto diverso da quello che abbiamo noi. Quindi nei luoghi sacri, cioè in cui l'energia è connessa ancora più che in altri momenti col divino, c'è la possibilità di questa grande trasformazione. Vi mando un abbraccio a tutti, buon weekend e spero che siate con noi mercoledì prossimo. Un abbraccio grande, ciao ciao!